Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 105esima edizione dell'Assemblea annuale dei soci AmCham, patrocinata quest'anno dalla missione diplomatica americana in Italia e organizzata grazie al contributo prezioso dei nostri sponsor. Io voglio salutare tutti quanti, voglio ringraziare i partecipanti, voglio ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore Luis Eisenberg per essere con noi questa mattina e ovviamente un saluto al presidente Luca, al quale cedo volentieri la parola per introdurre il discorso del nostro presidente onorario, l'ambasciatore Eisenberg. Ladies and gentlemen, welcome today to our ordinary shareholders meeting of the AmCham. We are very happy to spend the next hour with our members, with our board members, with the executive committee, but most of all, we have today the privilege to host Mr. Luis Eisenberg, the ambassador of the United States to Italy. As well, we will benefit from a video contribution from Italian Ambassador to the United States, Armando Varricchio. Buongiorno, cari amici, and good morning, American Chamber members. There is no doubt we will continue to succeed in a way that will provide a leadership program for other American chambers around the world to look up to and attempt to emulate. So please, we thank you. We look forward to working with you. And my hope is that before the year comes to an end, we can do this not virtually, but together. Oggi non possiamo riunirci di persona per l'assemblea ordinaria dei soci, ma nell'era del digitale siamo insieme da remoto e più uniti che mai. La nostra collaborazione e il nostro impegno comune sono essenziali per creare non solo benessere, ma anche nuove opportunità per ripartire tutti insieme. Le donazioni, come ricordato prima, sono di oltre 40 milioni di euro, donate da più di 120 aziende americane presenti nel paese. Effettivamente gli Stati Uniti sono stati il miglior amico dell'Italia. È un piacere presentare ai soci la bozza di bilancio al 1 dicembre 2019. Il buon risultato che la Camera ha conseguito nel 2019 è reale ed autentico. La maggioranza si è espressa a favore della nostra relazione sul bilancio e quindi lo consideriamo approvato. La proposta del Comitato Nomine è stata ampiamente accettata. La votazione ha avuto esito positivo e favorevole. Berto, lascio a te un commento. Ma io inizierei con un applauso per i nuovi nominati e quindi il Presidente Luca che è qui davanti, il Vicepresidente Lucchini e naturalmente tutti gli altri. Grazie a tutti i membri di AmCham, a tutti i soci che oggi hanno partecipato ai lavori di questa 105esima assemblea. Dedichiamoci a fare business e tutto il resto verrà di conseguenza. Come ho detto, facciamolo però nel modo giusto e nel modo che consenta a tutti di essere orgogliosi di appartenere a questo sistema valoriale. Viva AmCham, viva i suoi membri, viva il board. Grazie ancora per la fiducia, spero di meritarmela, ma io interpreterò come spirito di servizio, non certo come protagonismo, questo ruolo importantissimo che mi avete affidato e un grazie profondo dal mio cuore, un grazie al consigliere delegato e a tutta l'AmCham, perché senza di loro e non certo senza di me tutto questo non sarebbe stato possibile. Buon lavoro a tutti e grazie della vostra pazienza.